Nel Vangelo di Marco è perlomeno sconcertante l'atteggiamento disinvolto che Gesù ha nei confronti dei comandamenti, il Decalogo. Quando il ricco gli chiese quali comandamenti osservare per avere la vita eterna, Gesù, nella sua risposta, ha ignorato i tre, i più importanti, gli obblighi nei confronti di Dio, e ha elencato soltanto alcuni doveri nei confronti degli uomini. Quindi lascia perplesso l'atteggiamento di Gesù nei confronti dei comandamenti. E quanto ci scrive Marco nel capitolo 12, versetto 28-34. Leggiamo. Allora, e l'allora si riferisce alla disputa che Gesù ha avuto con i Sadducei sul tema della resurrezione. Si accostò a uno degli scribi. Gli scribi, ricordiamolo, in questo Vangelo hanno già deciso di eliminare Gesù perché lo vedono come un pericolo per la loro istituzione. Comunque uno degli scribi si avvicina, che li aveva uditi discutere, e scribi e sadducei erano rivali, quindi vedendo la sconfitta che Gesù ha dato ai sadducei, questo scriba si avvicina in atteggiamento positivo nei confronti di Gesù. E visto come aveva loro ben risposto, gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Può sembrare strana questa domanda, anche perché lo scriba doveva sapere la risposta. I comandamenti, il Decalogo era 10, ma poi i rabbini, i farisei avevano estrapolato da tutta la legge ben 613 comandamenti da osservare. 365, come i giorni dell'anno, erano le proibizioni, e 248 i comandamenti. 248 come le componenti del corpo umano, per un totale di ben 613 precetti da osservare. Qual è il primo di tutti i comandamenti? La risposta si sapeva. Il comandamento, il primo, cioè il più importante, è quello che anche Dio osserva. E qual è il comandamento che Dio osserva? Il riposo del sabato. Per cui l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. La trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. La domanda dello scriba fatta a Gesù, che ha sempre ignorato questo comandamento e ha curato, ha guarito anche il giorno di sabato, e quindi in qualche maniera è scontata. Gesù gli risponde. E la risposta di Gesù è sconcertante. Gli ha chiesto qual è il primo dei comandamenti. Gesù, nella sua risposta, ignora i comandamenti. Lui è venuto a proporre una nuova alleanza e non gli interessa la vecchia alleanza, quella imposta da Mosè al popolo di Israele. Lui, Gesù, è venuto a proporre una nuova alleanza e nella sua risposta ignora i comandamenti. Il primo è e si rifà a quello che possiamo definire il credo di Israele, e con le parole ebraiche Shema Israele. Era la preghiera contenuta nel libro del Deuteronomio che mattina e sera il giudeo recitava 2 volte al giorno. Ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo, e qui l'amore verso Dio è assoluto, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua, il termine adoperato dall'Evangelista è psiche, anima, esistenza, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Quindi l'amore verso Dio è totale, ma per essere autentico, questo amore verso Dio deve poi tradursi in amore verso il prossimo. E quindi Gesù, inaspettatamente, unisce un altro comandamento. Dice: è il secondo. E Gesù prende un precetto, un semplice precetto dal libro del Levitico, e il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Cioè, per essere autentico, l'amore verso Dio deve poi tradursi in amore verso il prossimo. E Gesù conclude dicendo: non c'è altro comandamento più importante di questi. Quindi il Decalogo per Gesù non sembra avere questa importanza. L'importanza è, sia chiaro, l'insegnamento è per i giudei, non è un insegnamento per la comunità cristiana. Un amore a Dio che è totale e un amore al prossimo che è relativo. Con Gesù, poi nel suo insegnamento ai suoi, non è più l'uomo che deve darsi a Dio questo amore totale, ma è Dio che si dà all'uomo. Il Dio di Gesù non assorbe le forze e le energie degli uomini, ma gli comunica le sue. Il comandamento dell'amore, che poi troveremo nel Vangelo di Giovanni, è: amatevi gli un l'altro come io ho amato voi. Ma questo è l'insegnamento per la comunità giudaica. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. Stranamente
Lo scriba, quando si è rivolto a Gesù, non lo ha chiamato maestro, ma solo adesso, perché si riconosce nel suo insegnamento, quindi è uno scriba di grande apertura a questo. E secondo verità che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e amare il prossimo come se stessi, ed ecco l'apertura dello scriba, val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Quindi questo scriba ha compreso quello che già il Signore aveva annunciato attraverso i profeti e che viene formulato in maniera magistrale da Osea, il Signore che dice: voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Il Signore vuole l'amore, l'amore non tanto verso sé, ma l'amore verso gli altri, più che i sacrifici invece sono rivolti al Signore. Quindi lo scriba arriva a comprendere tutto questo. E allora Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. È un invito che Gesù fa. Quando vede che uno scriba, un uomo della legge, comprende che l'amore è la cosa più importante del culto, dei riti, dei sacrifici, pensa che possa essere una persona adatta, disposta ad accogliere la novità del regno di Dio. E quindi Gesù implicitamente gli fa un invito: non sei lontano nel regno di Dio, dal regno di Dio. Ma per entrare nel regno di Dio ci vuole la conversione. Gesù aveva detto: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Quindi Gesù lo sta invitando a far parte di questa nuova realtà. Ma non c'è nessuna reazione da parte dello scriba, non accoglie l'invito a far parte del regno. La sua era soltanto una domanda teorica, un'opinione scolastica, teologica, rimane all'interno della sua tradizione senza alcun desiderio di novità. La sua era soltanto una questione intellettuale, ma non qualcosa che riguardava il cuore, che riguardava la sua vita. Per lo scriba Gesù è un esperto da consultare per un problema tecnico, ma non una guida da seguire. E la conclusione? E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. È la fine degli attacchi contro Gesù e adesso Gesù passerà lui al contrattacco.